Il sentiero alla fine del giorno. Questo è il titolo che Nazareno Stasi ha dato al suo ultimo libro, presentato alla Proloco di Morano di Gualdo Tadino, con la presidente della Proloco Vanessa Sorbelli e il sindaco Massimiliano Presciutti, alla presenza di un folto pubblico. Il romanzo parla di un nonno che narra le sue memorie al nipote, raccontando così uno spaccato della storia di Morano degli anni 50 del Novecento, fino all'attualità del Covid del 2020. Un racconto arricchito dalle suggestive illustrazioni realizzate da Marina Benedetti. Io naturalmente ci sta un non è una fine molto molto gloriosa, diciamo, non è una fine felice, no? Perché poi il libro è anche dà dei colpi di scena, però è anche un po' uno studio e un'analisi anche del senso della vita e della propria interiorità e anche di una spiritualità che oggi non fa parte purtroppo dell'uomo, invece che dovrebbe essere una parte integrante anche per andare nell'attualità e praticamente non fare gli errori che stiamo facendo. Questo è il terzo libro che presentiamo e soprattutto viene da gente di Morano, quindi che scrive, che magari nel frattempo si è trasferita altrove, vive vite diversissime da quelle che raccontano nei loro libri, ovviamente come è giusto che sia, però nel frattempo hanno avuto l'onere e l'onore di voler raccontare Morano.